Nessuno ci potrà togliere la convinzione di essere stati traditi come mai prima in questi ultimi anni, e sono in molti ad aver preso coscienza di vivere in una specie di prigione, un campo di detenzione mondiale controllato artificialmente, dove forse veniamo allevati come cavie per esperimenti incomprensibili. Sembra ormai evidente la gestione unificata del sistema, basata ovunque sulla religione e sulla scienza, che è anch'essa una religione, entrambe create per allontanarci dalla verità. Come in tutte le prigioni, la regola fondamentale è che non puoi evadere. A questa direttiva di base se ne aggiungono altre, non meno importanti: credere a quello che ti dicono, obbedire, imparare le bugie a memoria. Ogni bambino viene programmato, sia a scuola che tramite i media, per diventare uno schiavo adulto. Il pensiero libero e personale viene scoraggiato dalla derisione e dal disprezzo e viene bollato come antiscientifico. Credo che uno dei settori di maggiore intransigenza, di astio, persino di rabbia, sia quello che riguarda la discussione sulla forma della Terra. Fin dall'infanzia viene instillato in ognuno di noi il concetto che la Terra sia un globo e che sia l'unico spazio che abbiamo a disposizione, dopodiché non si può mettere più in dubbio. Di tanto in tanto alludono ad altri mondi, a galassie lontane, ma giusto per tenere buona la fantasia, così come per evitare sommosse, concedono qualcosa alla libertà di espressione. Quindi hanno stabilito ufficialmente che viviamo su di una sfera, una superficie finita. La soluzione che ci viene imposta è molto comoda per chi l'ha inventata. Ha sradicato il concetto che potremmo trovarci su un piano infinito, con spazi illimitati. La conseguenza è, purtroppo, che chi ha memorizzato bene le regole e ha creduto sinceramente nelle parole dei libri di testo e ha ricevuto ottimi voti per questo, continuerà anche a credere di essere una persona capace di ragionare in modo indipendente. Così l'inganno proseguirà per sempre. A scuola le maestre danno i compiti e i bambini scrivono frasi sulla terra, per cui più tardi nessuno si arrischierà a immaginarla diversamente. I bambini cresciuti col globo in cameretta e la TV riscrivono il pensiero di altri come se avessero concepito un grande sapere. Diventano succubi di un sistema consolidato che si nasconde, come già detto, sotto parole quali scienza e scienziati ultrageniali. La vera essenza delle leggi naturali viene stravolta e così ora nella nostra testa l'acqua la immaginiamo curva. E il sole a milioni di chilometri di distanza, mentre noi giriamo allegramente nello spazio come se fossimo a Luna Park. Ma quello che succede ai bambini accade anche alle persone adulte. Per avere informazioni si affidano a internet, sui motori di ricerca si imbattono nei siti che si occupano di divulgare e spiegare la scienza. In genere, i primi 15 o 20 siti sono stati organizzati dallo stesso biorobot e infatti si trovano le stesse identiche parole con cui si deridono quelli che la pensano in modo diverso e li si scoraggia da ulteriori ricerche. Si alimenta il complesso di inferiorità secondo cui a pensarla diversamente si passerebbe per ignoranti, irrecuperabili o malati di mente. Così la gente si accontenta delle spiegazioni e pensa: se dicono tutti così, vuol dire che sarà così. E poi non lo ripetono forse anche le persone importanti, i presidenti del mondo, i politici, eccetera. In realtà si tratta di attori che interpretano dei ruoli. Se suggerissero qualche variazione non autorizzata, verrebbero immediatamente rimossi dalla scena. Quindi da parte loro non verrà mai una parola dissonante. Così come da parte dei ricercatori ufficiali, per cui è perfettamente inutile addentrarsi nel terreno dei loro dogmi. In questa saga dell'ipocrisia lo stesso avviene per i video. Se proprio si vuole andare avanti nella ricerca,
Qualcosa emerge dopo il ventesimo sito o il ventesimo video. Qualche timida voce discordante, qualche teoria complottista che il potere non può evitare di pubblicare per dare l'impressione della libertà di opinione. Ancora per poco, immagino. Però bisogna scavare ancora per leggere qualche commento davvero personale, per arrivare al cuore del pensiero libero. Forse sarà incompleto, ma almeno si tratta dei tentativi di persone che pensano ancora con la propria testa. Di seguito esprimo qualche considerazione e leggo qualche commento. Se hanno deciso così, vuol dire che ci sono implicazioni e interessi enormi. Per dirne una, se la popolazione cresce, comincia a emigrare. E cosa succederebbe se invece di andare in Europa dall'Africa andasse a sud o dalla Thailandia andasse oltre alla Nuova Zelanda? Ecco perché dirottano le correnti migratorie, perché se andassero verso i poli chissà cosa succederebbe, cosa vedrebbero, se superassero le Alpi in Australia o andassero oltre le Svalbard. Forse ci sono terre piene di grilli. Da dove credete che verranno gli insetti che mangeremo in futuro? Ora ci sono ancora divieti, siti atomici, basi di sottomarini, ma se sale la temperatura anche la gente sarà più inquieta e non terrà conto delle restrizioni e vorrà andare oltre. Forse nascondono la presenza di terre perché lì vivono le cosiddette famiglie di élite, che poi sarebbe il governo mondiale. Alla gente dicono che lì non c'è nulla, solo neve, ghiaccio e oceani. Hanno paura che qualcuno li vada a prendere. Negli anni 90 un australiano di nome Silala disse che nella loro patria c'era un posto di ghiaccio eterno dove erano sepolti i loro antenati. L'Australia è collegata al Polo Sud. E quando leggiamo che vogliono l'Antartide e l'Argentina, credete che vogliono i ghiacci o le terre nascoste? Perché esistono le pianure? Le pianure si dovrebbero riempire di acqua per assecondare il globo. Tutte le osservazioni con i giroscopi dimostrano l'assoluta piattezza della Terra. Inoltre, secondo la legge del giroscopio, su un corpo rotante è impossibile l'esistenza di un'altra rotazione non coassiale, tornado, cicloni, gorghi, vortici. Invece tali fenomeni esistono. L'acqua è sempre a livello ed è il 70% del nostro habitat. I raggi del sole cadono ad angolo e non paralleli. Ciò significa che il sole è vicino. La distanza del sole non è quella indicata sui testi scolastici. Basta con le misurazioni, ci basta il buon senso. Se solo l'attrazione lunare avesse potere anche su di noi, invece che soltanto su miliardi di tonnellate di acqua, saremmo tutti più leggeri, invece sulle persone non funziona. Ci sono mappe che mostrano che la distanza fra la costa nord della penisola di Kola e Iperborea è solo di 50 chilometri. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i convogli artici con gli aiuti alleati non avevano spazio di manovra contro i sottomarini tedeschi. C'è un film girato durante il periodo dell'Unione Sovietica intitolato La Terra di Sannikov. Secondo la trama del film, durante l'epoca zarista un gruppo di persone partì per una spedizione alla ricerca di una terra situata a nord nell'Oceano Artico e la trovarono davvero e trovarono anche degli indigeni che sembravano come gli indiani d'America. Le posizioni di queste tribù settentrionali nel film rimandano alla presenza dei popoli di Yajui e Majui, i biblici Gog e Magog. Si tratterebbe di due popoli completamente selvaggi che vivono dietro un potente muro artificiale. Si dice che appena prima della fine del mondo questi due popoli saranno in grado di superare il muro dietro cui sono stati rinchiusi e inizieranno ad attaccare la civiltà umana. Il loro numero è enorme. A quanto pare, prima di Copernico la Terra era piatta, subito dopo è diventata sferica.
Ci sono fatti che non hanno bisogno di formule o calcoli e che possono essere controllati da soli usando il pensiero logico e l'osservazione. Non c'è bisogno di riferimenti, puoi usare la tua esperienza. Su cosa si basa e come è stata calcolata la rotazione? Stando sulla Terra, cosa vedi? La rotazione o il movimento del Sole? Il cervello non ha bisogno di un computer per valutare, non servono argomenti complicati. Gli argomenti complicati sono delle trappole che usano gli scienziati per dimostrare tutto il suo contrario. Sono formule per confondere una persona all'inizio di una disputa e segnare punti a proprio favore. Ancora di più se una persona non ha una istruzione superiore, per cui risente del complesso di inferiorità creato apposta per lui. Il 70% della Terra è acqua e questa è una base accessibile a tutti. Non c'è motivo di discussione ulteriore. L'acqua non ha proprietà di arrotondamento, è sempre a livello. E poi come fanno a misurare la crescita di 10 mm nel livello degli oceani mondiali? Come si misura il livello di un oceano rotondo? Con gli strumenti adeguati si possono vedere benissimo terre, edifici e navi che si suppone siano dietro la curvatura. La gravità è forte abbastanza da trattenere gli oceani, eppure gli uccelli e gli aerei possono volare con facilità, per non dire dei pesci nel mare. La gravità è una teoria per spiegare tutto ciò che non ha senso, come stare a testa in giù in Australia, o non avvertire gli effetti della rotazione.